trascorsi in verità 23 giorni. Ok? Andiamo a fare. Voilà. Guarda che spettacolo, guarda che colore. È burro. È uno spettacolo. Faccio vedere. Questo è molto piccolo, si è preso, vedete, il sale in cima e è rimasto come deve rimanere, il morbidino. Ok, gentili quasi norcini, intanto vi chiedo, come faccio di solito, di condividere. Se vi è piaciuto questo video, condividetelo con degli amici, con chi volete voi, ma condividetelo, facciamo una specie di community, ok? E rimaniamo in contatto con bip bip campanellina e via discorrendo. Comunque sia, oggi andiamo a fare il filetto di maiale. Ok, lo faremo tipo come fosse una moschetta, come fosse una bresaola, per intenderci, no? La faremo seccare e ho fatto in maniera, per accelerare un pochino i tempi, ho preso un filetto piccolo piccolo piccolo, mi sono procurato la pancia del maiale, che ora vedrete. Comunque voi lo potete fare sia con la pancia del maiale sia con il budello, come preferite. Io l'ho fatto con la pancia del maiale, ce l'ho tutti e due, perché la pancia di maiale, diciamo, è un pochino più fine e farà traspirare l'aria e diciamo si seccherà un pochino prima. Accelereremo i tempi. Comunque sia, andiamo con gli ingredienti. Sì, li metto, faccio la tendina, tutto quanto, ve li faccio un attimo vedere, visionare. Intanto Cocò, no, oggi non mi fa l'assistente ma se ne scappa. Vabbè, ciao Cocò. A noi, e qui ho fatto una pozione segreta, ok, che vi dirò più avanti. No, se scherzo, praticamente ho fatto sale grosso, sale fino e zucchero. La percentuale è del 35 sale grosso, 35 sale fino, 30 di zucchero. Poi ci ho messo un po' di pepe, salvia, qui divertitevi voi. Comunque ve le metterò dopo un po' più là, ve le metterò nel frontespizio, vi farò un cartello con queste qui, diciamo così. Vi farò un cartello a sorpresa più avanti con quello che io ci ho messo. Però qui sta a fantasia vostra metterci quello che voi volete, perché voi nel frattempo che lui sale, specialmente zucchero, andrà a prendere inizialmente questi aromi, ok? Ho preso un filettino semplicissimo di maiale, che dopo andrò a rifilare, leverò questa parte qui, perché questa piena parte morbida, dove non assorbirà, vedete, non assorbirà, diciamo, gli odori. La rifilerò, la lascerò tutta quanta pulita perfettamente, come questa parte qui. La nostra pancia di maiale, ok, la trovate, molti mi dicono, ma dove trovo queste cose? Lo trovate dal vostro macellaio di fiducia, magari se è meglio la norcineria, guardate su Google e scrivete chi è che vende budelle di maiale vicino a voi. Quindi io ce n'ho uno qui vicino, se no vado dal mio macellaio di fiducia che è l'Anè e le prendo lì. Se no vi posso dire che io l'ho presa anche su eBay, andate su eBay, ce l'hanno, le trovate, magari ve le vendono nelle scatole, non ve ne vendono una sola, ne dovete prendere insomma qualcuna in più, ma tanto non vanno a male, perché sotto sale queste qui vanno avanti un bel po'. Comunque andiamo a cominciare. Mi raccomando, coltello sempre bene affilato, e non occorrono, sì, un coltello buono per l'amor di Dio, ma non occorre il coltello da super chef giapponese e via discorrendo. Un coltello buono assolutamente, non vi fate fregare da questa realtà qui, secondo me, eh. Poi rifilato, come avevo detto, ma tutta questa parte, vedete, morbida, che non assorbirà il sapore, buona da mangiare per l'amor di Dio, ma okay. La vena qua giù, state attenti, qui di solito c'è una vena, ora è già stata tolta.
semplicemente prendiamo tutta la nostra porzione, che ho detto ve la dirò, ve la scriverò più là, non subito. Bene, 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 massaggiatela. Allora io la farò breve per voi, se no io qui continuo almeno 5 minuti. Poi lo ripongo in frigorifero, ci metto sopra un canovaccio o una pellicola e ogni ora, due ore, fategli la stessa cosa. Prendetelo, giratelo, massaggiatelo, baciatelo, parlategli. Questo, allora vi dico questa cosa qui, alzo il tiro. Allora, a me non piace molto salata, molto saporita, diciamola così, salinica, come vi pare a voi. Poi torna, se andate sulle, io la terrò su 10 ore, 10 ore diciamo così è una salatura media, dalle 8 alle 10 ore è una salatura media. Se voi andate dopo le 12 ore, 18, 20, inizia a essere, non dico salata, più saporita. Questa dipende da regione a regione o palato. Il mio palato è un palato che non è troppo, diciamo, salinico, troppo forte, e ce la tengo 10 ore, di cui vi ripeto ogni 2 ore, 3, ta-ta, ta-ta, ta-ta. Se dovesse fare del liquido, levategli il liquido e che Dio ce la mandi buona. Ok. Nel frattempo che abbiamo messo la carne a macerare, io qui ho fatto una pozione che dopo vi andrò a mettere in un menù. E poi cosa faccio? Schiaccio un aglio, lo rendo proprio a poltiglie, butto dentro, forse anche un po' troppo, bel mascherò. Ok, schiacciamo queste due bacche, dopo vi scriverò tutto quanto, non vi preoccupate che più avanti. Poi metto il vino e praticamente lascio questo vino a macerare, che pulito, lasciatelo invece di 10 ore, invece di 10 ore magari 12, 14, 18. A me non piace molto saporito, a me piace che rimanga un po' morbido e non si secchi troppo. Sono procurato dei fazzoletti, così posso far scendere il sale. Ok, e ora facciamo così, via questo, metto qui per comodità, prendo il vino che è rimasto 4 ore, nello stesso tempo è rimasto 10 ore il vino a marinare. E ora cosa faccio? Ora ce lo lascio e ogni tanto lo giro, perché non l'ho fatto, diciamo, arrivare a coprire, ma va bene così. Lo lascio un 3 ore e ogni ora lo vengo a massaggiare, a girare. Ora qui c'è un pezzo bruttino che ho visto ora. Andiamo a levare, meglio se lo vedevo prima, ma va bene così. Ci vediamo fra 3-4 ore. Ok, nel frattempo preparo la concia. Vedete, io lo metto in un robot, questo è il Bindi, ma potete metterlo dove vi pare a voi, in un robottino, farlo a mano è un po' difficile, in qualche cosa che lo trita. Vi scriverò in un menu con tutto quello che ci ho messo dentro. Lo vado a frullare e questa è la concia. Ok, questa è la concia conciata. Benissimo. Ecco, ho preso la pancia del maiale, l'ho sciacquata con l'acqua calda, ora un cucchiaio d'aceto, benissimo, sciacquatela bene bene bene, lasciatela qui dentro 5 minuti, la risciacquate sotto l'acqua calda ed è pronta. Vedete la vostra pancia di maialino o di mucca, che per voi, e asciugatela, perché l'acqua gli può dar fastidio. Ok, asciugatela bene. Se non trovate la pancia di maiale o di mucca, quello che è,
Potete anche fare la stessa cosa con una garza. Questo è un segreto che io vi dico, che ogni giorno ve ne dirò uno dentro le ricette. Praticamente andate nella vostra farmacia e prendete una garza, o una di quelle grandi o una di quelle piccole, e ce la rotolate dentro, è la stessa cosa, o un panno di carta addirittura. Però questa è la cosa migliore, perché diciamo così è più naturale. Comunque sia, a volte so che uno, se non è, magari se non sa dove prenderla, può essere difficile. Ok, prendiamo a questo punto la nostra carne dal vino, ok? Diamo un'asciugata. Perfetto. Seguite bene. Posso metterla anche di così. Oddio, così, la metto così. Ok, e facciamo così. La concia sotto, sopra, in mezzo ai lati. E qui, come vi dico di sempre, massaggiate. Mettete bene bene dentro, guardate come se la prende bene, in tutti i lati, in tutti i laghi, tutti i mari. Scusate, gioco un po'. Ok, e ora vedete che dopo nel video vi dico cosa c'è nella concia. E ora praticamente andate a stringere bene bene, voilà, benissimo. Possiamo anche metterla sopra, non ci sono problemi, perché tanto traspira, è traspirante. E ora aspettate che devo fare la legatura, mi levo questa roba di mezzo perché mi dà fastidio. Andiamo a chiudere i lembi. Quella per tenerla, diciamo, in piedi, per intenderci, trasversalmente. Spiegatela bella forte. La rilegherò, che ho fatto. Ok, qui facciamo il nodino, quello per appenderla, per intenderci, e ora facciamo come dovessimo fare così la stessa cosa a una salsiccia o un salame. Facciamo così, si parte da un lato. Questo non è un gioco di prestigio, ma è solamente una questione di un po' di praticità. E facciamo così. Ok. Pronto la legatura. È legato bene, non vi preoccupate. È qui che si raddoppia la pancetta, la pancia. E ora prendete, che come al solito, vabbè, un ago, uno stuzzicadenti, vi permetterà di far entrare l'aria e di fare uscire il sangue. Serve a due cose. Bucate bene bene. Ok, e ora, ok, l'abbiamo. Questo qui deve rimanere attaccato in una parte calda della casa a fare la stufatura. Stesso la parola lo dice, che si deve stufare, nel senso deve stare vicino a, diciamo, a un punto di calore. Più che un punto di calore, deve stare a una temperatura di circa 18-20 gradi per 24 ore. Così si asciugherà un po', perderà l'umidità. Dopodiché questo io cosa farò? Lo andrò ad affumicare, lo vedrete domani. Farò una affumicatura, praticamente accenderò il camino, dentro il camino farò fare un po' di carbonella e prenderò un pochino di legno piccolino d'olivo, lo bagnerò nell'acqua e lo lascerò lì. Domani vedete la procedura, sarà abbastanza semplice, sennò sono troppo in là con i tempi. Comunque farò così. Dopo fatta la affumicatura lo metterò in una
in un posto, diciamo, a temperatura controllata di una decina di gradi, 10-12 gradi, e le terrò lì una 25-30 giorni, perché a me non mi piace che si secchi troppo, mi piace che rimanga un po' morbidino. Poi dovete sapere che l'affumicatura farà sì che il salume seccherà prima, si maturerà prima, addirittura su alcune affumicatura dopo pochi giorni già pronto. Comunque, ditemi, oddio, è la mia super cantina. Voilà, lui e richiudiamo il tutto. La nostra moscetta o filetto di maiale. Sono trascorsi in verità 23 giorni. Ok, andiamo a fare. Guarda che spettacolo, guarda che colore. È burro. È uno spettacolo. Faccio vedere. Questo è molto piccolo, si è preso, vedete, il sale in cima, e è rimasto come deve rimanere, il morbidino. Non verrà più rosa perché è troppo fine. Io vi ricordo che l'ho fatto piccolo così perché almeno stagionava velocemente. È buonissimo. Ok. Ricordo di seguirmi, di condividere questa ricetta e anche altre, perché ci stiamo impegnando nel fare cose buone, cerchiamo di diffondere questa saggezza, queste esperienze, e per farlo dovete darmi una mano. Guardate qui che bellezza. Grazie, seguitemi perché ci sono in ballo tante tante altre ricette buone.